Al circolo di Chiesina Montalese si è celebrata la festa della rinascita della sezione AIA di Pistoia, condivisa con tanti ospiti. Massimo Doni, presidente della sezione pistoiese, ha consegnato nella serata molti premi alle giacchette nere, in primis a Tiziano Reni, nuovo presidente degli arbitri della Toscana, e a Francesco Meraviglia per l'esordio in Serie A nel maggio scorso. Giacomo Bianchi, che arbiterà nei campi della Serie C nella prossima stagione. A Duccio Mancini, che ha fischiato per la prima volta su di un campo di Serie D. Alla serata erano presenti i massimi vertici nazionali e regionali e Massimiliano Irrati. È un ruolo molto importante perché, al di là del fatto che è la prima volta nella storia dell'Associazione Italiana Arbitri che un presidente regionale, perciò di tutti gli arbitri della Toscana, arriva da Pistoia, che notoriamente comunque Pistoia è una realtà provinciale, questo vuol dire che è una realtà provinciale che ha lavorato nel corso del tempo, nel corso degli anni, prima ha costruito gli arbitri e poi ha costruito i dirigenti. Oggi arrivo io, giovane, tanta voglia di fare, è un grande impegno perché in Toscana ci sono 2240 arbitri, ci sono 15 sezioni, a partire da Firenze, passando per Pisa, Livorno, Arezzo, Siena, Prato e tutte le altre, perciò il lavoro è tantissimo, le gare sono tantissime, la responsabilità è enorme, spero di essere all'altezza, sicuramente io sono già un mese che sto lavorando sodo, cercherò di portare alto anche il nome di Pistoia, che in questo momento è una cosa che mi sta veramente molto a cuore. Sicuramente il coronamento di un lungo percorso che è iniziato 15 anni fa quando ho varcato le porte della sezione e avevo avuto la fortuna anche di assistere all'esordio di Massimiliano Irrati nel 2012 a Bologna, quindi già in quegli attimi mi domandavo cosa potesse provare Massimiliano a coronare un sogno del genere e ho avuto la fortuna di fare lo stesso passo e sono orgoglioso del mio percorso e della sezione che mi ha sempre accompagnato lungo questo percorso, insomma.